Colleghi. Vorrei ringraziare i membri e il Presidente dell'ottava e tredicesima Commissione per il lavoro svolto, con un clima costruttivo per il bene del nostro Paese. Una particolare menzione ai relatori, la senatrice Faggi e il senatore Santillo, per la competenza e la passione messa a disposizione di tutti. Sbloccare cantieri, semplificare le procedure, rese a volte troppo soggettive nell'applicazione del codice degli appalti, vuol dire fare rialzare la testa all'Italia, farla ripartire. Fare ripartire un paese rimasto bloccato per le politiche miopi degli anni passati. Rigenerare dei vuoti urbani, dare norme chiare e subito applicabili per restituire aree intere alla città, vuol dire rendere più vivibili i nostri territori. Io ho fatto il sindaco, so cosa vuol dire voler fare, sapere di dover fare e non riuscire per la troppa burocrazia. Chi si è trovato come me a fare l'amministratore locale o il professionista sa cosa voleva dire trovarsi di fronte ad alcuni articoli del codice degli appalti nella difficoltà di applicazione, nei dubbi interpretativi dei tecnici comunali, poco incentivati nel trovare soluzioni rispetto alla troppa responsabilizzazione di interpretazione delle norme. Questo, insieme ai tagli degli enti locali, solo nell'ultima legge di bilancio sono stati sbloccati finalmente gli avanzi di amministrazione per gli enti virtuosi, aveva portato a un blocco totale degli investimenti pubblici locali. All'interno del provvedimento si rende giustizia a tutti quei comuni che si vedevano esclusi nell'allocazione di risorse dai bandi per le opere di messa in sicurezza dei territori, che prevedeva criteri assurdi stabiliti dal passato governo, con assegnazione dei fondi esclusivamente ai comuni in dissesto finanziario, creando una vessazione enorme verso quei comuni che avevano dato corretta prova di buona amministrazione. Rivedere le soglie per l'affidamento dei lavori, per poter sveltire le pratiche, è fondamentale per accelerare e poter fare affidamenti diretti, senza ritenere a prescindere colpevoli amministratori locali, tecnici o imprese. Per la consistenza e diffusione nel nostro territorio, il settore degli appalti pubblici costituisce una leva importante della nostra economia. E se l'intenzione del legislatore con il codice dei contratti pubblici era quello di renderlo più razionale la spesa pubblica, più trasparente il processo, in realtà si è tradotto in una forte aggregazione della domanda, con un peggioramento dell'accesso al mercato dalla parte delle piccole e medie imprese, che sono un vanto per un patrimonio da salvaguardare, da aiutare a crescere e non a chiudere. Così come le politiche sbagliate degli anni passati hanno fatto. La strada intrapresa e che si deve proseguire è sì semplificare e rendere i processi trasparenti, ma riducendo gli oneri a carico delle imprese, facilitare l'accesso alle nostre piccole e medie imprese, rendere chiare le norme per una facile applicazione, evitando che interpretazioni portino a contenziosi dietro ogni angolo, che fanno rallentare la nostra economia. Il settore delle costruzioni in questi anni ha sofferto molto. Migliaia di imprese hanno chiuso i battenti per la crisi, migliaia di competenze e posti di lavoro sfumati. Ecco, far ripartire i cantieri vuol dire dar nuova linfa vitale al settore, un settore strategico per la nostra economia. Ecco perché questo provvedimento, insieme al decreto crescita in arrivo, è importante. Ecco perché i vincoli imposti dall'Europa, che dimostra di non conoscere il paese Italia, un paese come il nostro, fatto di tante piccole e medie imprese, fatto di 8.000 comuni, che basa le sue politiche nel contratto diretto con il cittadino, un paese che per forza deve rivedere quei vincoli europei che hanno bloccato i nostri investimenti e che noi come legislatori abbiamo il dovere di rivedere. Con questo non si vuol dire che siano meno importanti le grandi opere infrastrutturali e di cui abbiamo necessità e che noi riteniamo fondamentali. Ma non dobbiamo dimenticare il bisogno, la necessità immediata di manutenzioni ordinarie e straordinarie alle scuole, alle strade, ai ponti, agli edifici pubblici che beneficeranno dell'accelerazione delle pratiche e che saranno di conseguenza un beneficio della nostra economia. Per troppo si è stati fermi, serve ripartire, serve crederci. Questo è un inizio, non certo la soluzione di tutto, ma un buon inizio, ripartiamo. Grazie senatrice Pergreffi, è iscritto a parlare il senatore